Ciao a tutti e a tutte, bentrovati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Oggi, come avete letto dal titolo, nuovo video vlog. Assurdo pensare che siano passate già 4 settimane dall'ultimo video vlog dove vi facevo vedere le unghie nuove e oggi andrò a rifarle perché sono passate 4 settimane. E le unghie si trovano in condizioni disastrose. No, disastrose no, perché ce le ho ancora tutte. Mi si sono staccati un po' i brillantini, cioè io li ho staccati in realtà, perché non lo so. I momenti di nervosismo me li sono fatti saltare in questo modo. E poi, vabbè, ho un sacco di ricrescita. Oggi andiamo a sistemare la faccenda unghie. Vado sempre a Varese con mia sorella e purtroppo anche oggi non sono riuscita a prendere l'appuntamento la mattina, come avevo detto avrei fatto nell'ultimo video, ma purtroppo l'appuntamento alle 2 del pomeriggio, un altro orario schifoso, però vabbè. Sono le 8 e un quarto, stamattina mi sono svegliata prestissimo, alle 7, per essere sabato è presto, perché c'era una zanzara in camera che mi ronzava nell'orecchio. Ho fatto colazione, ho mangiato una brioche surgelata delle Tre Marie, ne ho già parlato su TikTok, sono le brioche surgelate più buone della storia. Buonissime, infatti devono cuocere un bel po' in forno. Comunque, sto già divagando. Mattinata abbastanza libera perché non ho nulla di particolare da fare. In realtà stamattina ho già sistemato un po' la casa, siccome mi sono svegliata presto, ho fatto il letto, ho svuotato la lavastoviglie, pulito un po' la cucina. Dovrei pulire anche il bagno, vediamo se c'ho voglia. E vi faccio vedere due o tre cose che mi sono arrivate di vestiti, mi sono arrivate l'altro ieri, sì, poi mangerò, poi ho le unghie e il pomeriggio devo finire di montare un mobile insieme a mio papà, dell'IKEA ovviamente, da mettere all'ingresso. Infatti adesso vi farò vedere un po' le novità della casa che ci sono state, sì, ho aggiunto qualcosa. Quindi questa è un po' l'idea della giornata. In realtà ho anche i capelli sporchissimi, anche se dalla videocamera non si vede. E ok, sì, così si vede. Non so se lavarmeli o ingellarmeli tutti, farmi un raccolto, non lo so. Oddio, raccolto da struccarla, sono orribile. Vi faccio vedere subito le novità della casa, anche se c'è un po' di disordine appunto perché stiamo montando dei mobili, quindi siamo sempre in fase lavori. Prima cosa che vi faccio vedere è questo tappeto per la camera rotondo. Alla fine l'ho preso su West Wing perché l'ho trovato in sconto e mi piaceva molto. Poi il rotondo secondo me era perfetto per la camera. Ho preso quello da 200 centimetri, quindi quello più grande. È molto morbido. È tutto materiale sintetico, quindi non è lana. Però ci piace, adesso ci sono le strisciate della Dyson che ho passato ieri. Io l'ho, sì, sono tipo accovacciata, incastrata sotto lo specchio perché mi piaceva così. E di questo bianco crema. Poi, altra novità, le due cassettiere dell'IKEA. Finalmente ho sostituito la credenza che avevo prima in legno e ho trovato all'IKEA le cassettiere Malm lucide. Queste cassettiere, perlomeno a Milano, erano introvabili, nel senso che erano sempre esaurite. Settimana scorsa sono andata all'IKEA per prendere dei mobili e casualità, proprio quella mattina alle 9 le avevano rifornite. E niente, poi quando sono andata giù nel magazzino per prendere i pezzi per montarle, mi sono resa conto che sono sempre esaurite perché riforniscono tipo 5 pezzi, c'erano solo 5 cassettiere. Io ne ho prese due e sono molto soddisfatta. Unica cosa, dovrò prendere anche un piano in vetro da mettere sopra in modo che non si veda la congiunzione delle due cassettiere. E questa è la cassettiera. All'ingresso è rimasto tutto uguale, c'è sempre un po' il solito casino. Questo divano tipo sala d'aspetto andrà via oggi finalmente. E unica novità, che se non mi seguite su Instagram non avete visto, questo orsetto bellissimo. È tutto di finte rose che mi ha preso il mio ragazzo per un anno. Sempre all'IKEA ho preso questi cosini qua per organizzare le scarpe e non sono male perché li metterò nell'armadio, cioè nel mobile che monterò qui all'ingresso. Salvano un po' di spazio. Ho iniziato a prenderne 4 per vedere se mi ci trovavo. Mi piacciono, quindi penso che poi ne comprerò di più da mettere nel mobile che monterò qui. E sempre all'IKEA ho preso questo pulpore di menta per profumare tipo gli armadi, i vestiti, ma anche le scarpe. Troppo buono. Ne ho preso uno, ma la prossima volta che vado all'IKEA ne prendo di più perché mi piace un sacco. Allora, qui in sala c'è un po' un casino perché, vabbè, il divano già l'avete visto nello scorso vlog. Praticamente questo è il mobile che dovremmo montare all'ingresso oggi pomeriggio. Lo vedete verticale, lo dovremmo mettere orizzontale poi, sospeso. E quando sono andata all'IKEA settimana scorsa ho preso anche questo mobiletto da mettere sopra il bidet perché è della stessa linea del mobile sotto il lavandino e soprattutto perché penso che lo spazio in bagno non sia mai abbastanza, soprattutto perché io ho un sacco di prodotti, il mio ragazzo pure perché
fa il barber, quindi c'ha tipo prodotti per i capelli, eccetera, eccetera. Quindi tra tutte e due siamo belli pieni di prodotti. E all'interno è fatto così, con i mini scaffali. Scusate il rumore in sottofondo, ma qui fanno sempre i lavori. Comunque, per ora l'ho riempito così, ma sarà da organizzare meglio. Ah, e poi? Beh, non che sia una cosa super bella, però dovevo farlo da... Oddio... C'è l'insetto, ho paura. Cioè, non la metti neanche a fuoco. Forse era sta roba qui a ronzarmi nell'orecchio stamattina, che non è una zanzara, non so che strano insetto sia, ma mi fa paura. Dovrò spiaccicarla, ma sporcherò il mio fantastico armadio bianco, quindi come faccio? Comunque, volevo farvi vedere che ho finalmente aggiunto dei pomelli a questo armadio. Nulla, non era niente di emozionante, ma io mi emoziono anche per queste cavolate. Vabbè, siccome non so se lavarmi i capelli, iniziare a truccarmi, perché sono solo le 9, quindi se mi trucco già ora, poi tempo delle 2 quando vado a farmi le unghie, c'ho tutto il trucco sbavato già. Quindi nel dubbio mi metterò a pulire il bagno, sì, così mi porto avanti, faccio qualcosa. Non so perché lavare i pavimenti mi stanca tantissimo. Allora, ho pulito bene il bagno, adesso cambio il tappetino che era sporco e metto uno nero che ho comprato tipo 2 settimane fa dai cinesi, nero classico. Qui abbiamo una topettina. Qui abbiamo un'altra topettina. Ho fatto la seconda colazione con la Giulia e Riccardo, che mi hanno preso un pasticcino. E adesso penso che mi truccherò, perché sono le 11:30, ho passato un sacco di tempo. Oltretutto pensavo di fare oggi un trucco con un eyeliner rosso, non lo so, così. Makeup fatto, tralasciando sempre i capelli che devo aggiustare. Mi manca solo mascara nelle ciglia sotto, c'è troppa luce. E ho fatto questo eyeliner rosso sfumato sul nero, che mi piace molto. Ci sta, non l'avevo mai fatto. Ora vi faccio vedere cosa mi è arrivato l'altro ieri da AliExpress, da uno shop che vende tipo abbigliamento sportivo. Ormai sono in questo mood, non so perché, ma sono in questo mood. Ve lo faccio vedere prima di ingellarmi e legarmi i capelli, così poi non me li rovino a togliere e mettere le cose. Allora, come al solito giù nell'info box trovate tutti i link sia dei capi che ho scelto io che dello store. E c'è anche un codice sconto che è VITTO, che sarà valido fino al 30 settembre, quindi avete un sacco di tempo. Allora, come vi ho anticipato prima, ho scelto sempre capi sportivi perché è appunto uno shop incentrato, diciamo, su questo, quindi abbigliamento sportivo. E ho scelto 5-6 capi, se non sbaglio. Allora, iniziamo da quelli un po' più basic, che in realtà ho scelto anche per andare in giro quest'estate. La prima cosa è questa magliettina nera che ha già l'imbottitura. Quindi dovrebbe essere comoda d'estate da poterla mettere senza reggiseno, in modo che sia tutto a posto e non in vista. E ho scelto di questa la S. Quindi questa è la prima che la starete vedendo indossata. Cioè, a parte che preparatevi a un sacco di video haul in queste settimane, perché preparatevi, ho un sacco di acquisti da farvi vedere. Poi ho scelto 2 magliettine bianche perché mi mancano sempre d'estate, quindi ho detto ci possono stare. La prima è questa canottiera, sempre crop top, bianca a costine. È di questa, non so che taglia io abbia scelto, probabilmente una taglia troppo grande perché non mi rimane molto attillata, la vedete anche dalla videocamera che è abbastanza grande. Però ecco, non mi sta enorme, semplicemente non mi rimane super attillata, quindi penso che la utilizzerò lo stesso. Anche solo per stare in casa son comode. Ho scelto un'altra maglietta bianca, sempre bianca appunto a costine. Questa ha una forma diversa, vedete, ha tipo lo scollo qui un pochino più sportivo e anche dietro. Ha un po' la forma di reggiseni sportivi, normale, bella elastica, quindi ci sta. Una cosa che mi avete già visto nei TikTok, perché sapete io non resisto, sono questi pantaloncini blu elettrici con dettagli o righine bianche. Mi piace tipo la trama un po' a rete da pesca e il dietro è fatto tipo arricciato così per enfatizzare un po' la forma dietro. Sono carini. Ultimissima cosa, ho scelto un set, quindi composto da pantalone, maglietta e felpina. Il pantalone è questo qui, scende giù attillato naturalmente e ha questa trama barra fantasia e rimane super mega attillato. Per quanto riguarda il top sopra, è una sorta di reggiseno sportivo uguale, cioè con la stessa trama fantasia. Il dietro è incrociato così con un buco in mezzo. La felpa invece rimane super mega attillata, ha il dettaglio di avere anche questa, il buchino per il pollice. Zip
carina, ci piace. Come vi ho detto all'inizio, trovate qualsiasi cosa giù nell'info box. Niente, fatemi sapere nei commenti se vi piacciono. Tra un'ora devo uscire, tipo qui in questa casa non ho ancora tutti i vestiti, quindi è sempre un dramma quando devo uscire. Quindi penso che, cioè, mi vestirò a casissimo. Per farvi capire, tipo, questi sono i vestiti incasinati, ma la maggior parte sono vestiti estivi, tipo delle collaborazioni di Shein che vi ho già fatto vedere. O comunque cose corte, cose estive che metto per fare TikTok, quindi nulla che possa andare bene. Per oggi che fa freddo perché è tipo 5 giorni che piove. Cos'è sta roba? Cioè, raga, sembra pronta per il saggio di quarta elementare di danza. Non ci siamo. Non ci siamo. Sempre pronta per un saggio di danza, sembro, ma meglio di prima sicuramente. Da dietro è qualcosa di orribile, sembra un piccione spennacchiato. Infatti io non sono più abituata a portare queste pettinature tiratissime, perché da quando ce li ho corti non riesco più a farle bene come quando ce li avevo lunghi. E però, vabbè, più o meno. Questo è il look finale, se così possiamo chiamarlo. Felpa, jeans largo, dunk, borsa bianca, questi sono gli orecchini e non vi ho fatto vedere l'anello che mi ha regalato il mio ragazzo perché abbiamo fatto un anno 2 settimane fa, se non sbaglio. Mi ha regalato questo anello di Dior, bellissimo. Ho appena finito di fare le unghie e sono venuta in macchina perché la Giulia stava ancora finendo. Mica mi chiama adesso, la Giulia mi fa: "Vi, mi sono persa, non trovo più la macchina." E cioè, le ho dovuto dire dove era la macchina, oltretutto non sta arrivando, quindi secondo me si è persa veramente. Mo' devo andare a cercarla. Non si è persa. Io le ho fatte rosse. Un po' da sciura. L'ultima volta che le ho fatte così era il Natale 2019. Però c'avevo voglia, più che altro non c'avevo voglia di pensare a disegnini da fare o non fare, quindi ho detto rosse. Le ho tenute lunghe. Le mie sono veramente estive. Sì. Belle, ci piacciono. Comunque adesso andiamo in centro a fare un giro da Zara. Buongiorno, è la mattina dopo ovviamente, ormai non sto neanche più a giustificarmi perché sapete che con i vlog faccio così. L'ultima clip che avete visto è stata la clip dell'aperitivo perché dopo aver fatto le unghie abbiamo fatto un giro in centro, quindi Zara nei vari negozi. Siamo andati a fare aperitivo, sono tornata tardi perché sono tornata a casa verso le 8 e mia mamma e mio papà mi hanno fatto il piacere di montarmi, fissarmi il mobile al muro mentre io ero in giro a divertirmi. Così io sono tornata a casa e il mobile era praticamente montato, finito. Perfetto. Poi in realtà non ho neanche cenato perché avendo fatto aperitivo non avevo per nulla fame. Vi faccio vedere il mobile finito, montato all'ingresso, e poi vi saluto perché questo vlog sa che è già abbastanza lungo, quindi non dilunghiamoci. Tadan! Allora, questa è la visuale di me in pigiama, no scherzo. La visuale da quest'angolo della casa, sotto c'è la Dyson che sta caricando, non fateci caso. È lungo come la parete, è con le ante lucide. Ve lo faccio vedere anche da quest'altra prospettiva. Così, sospeso, molto semplice, nulla di complesso. E anche qui mi piacerebbe mettere un vetro sopra in modo che non si veda la congiunzione. Le ante sono così. E niente. Questo è quanto per questo vlog, io vi mando un bacione immensissimissimissimissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!